Buongiorno a tutti, una buona giornata, bentrovati nel nostro incontro sulle orme del Maestro, oggi sabato 3 giugno. E invochiamo lo Spirito di Dio, che è quella forza che ci aiuta a camminare. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Per proseguire, ascoltiamo il Vangelo del giorno. Che è parola di vita per la nostra vita. Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme. E mentre egli camminava nel tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e gli dissero: con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farle? Ma Gesù disse loro: vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Essi discutevano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, risponderà, perché allora non li avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini? Ma temevano la folla perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù, dissero: non lo sappiamo. E Gesù disse loro: neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Parola del Signore. Allora, carissimi fratelli e sorelle, questo Vangelo è proprio la sequenza dopo che Gesù è salito a Gerusalemme. Ieri abbiamo visto che lui era arrabbiato nel Tempio perché facevano del Tempio un mercato. E Gesù scaccia i venditori del tempio e capi dei sacerdoti, cioè persone importanti, leader, gli anziani, gli scribi, diciamo persone che avevano un posto di importanza nel popolo di Israele. E allora vanno da Gesù un po' per interrogarlo riguardo al modo che Gesù, alla sua autorità, perché ha fatto quello che ha fatto. E domandano: con quale autorità tu fai queste cose? Sembra che era una domanda che minacciava, cioè perché tu stai facendo questo? Non stai riconoscendo che noi siamo qua, le autorità? E tu? Chi sei tu? Sembra una partita, un gioco, e che poi finisce, diciamo, 0-0, o anzi 1-0, perché Gesù vince questa partita. Gesù non risponde, ma fa un'altra domanda, come un buon maestro. E allora Gesù domanda,
Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo dagli uomini. E loro, dopo, con furbizia, aver ragionato, non hanno risposto. Gesù dice: anche io non rispondo con quale autorità faccio queste cose. Ovviamente in questo campo qua loro si sentivano qualificati, rappresentanti qualificati della legge. E mostra, con questo Vangelo qua, ci fa vedere che loro non riconoscevano Giovanni Battista, che era un profeta, non riconoscevano la profezia di Giovanni Battista, e neanche Gesù, che si manifesta anche come un profeta. E quindi era loro che erano i rappresentanti legittimi, legali, per dire se questo era un profeta o no. E questa domanda in fondo ha una paura dei capi dei sacerdoti del potere che loro occupavano. E quindi Gesù, il suo arrivo provoca un disagio, ovviamente provoca un disagio, un sconforto, un scontro, e anche diventa ostile quando lui pubblicamente manifesta con le parole le cose come interrogando oppure scacciando i venditori del Tempio. Le autorità di Gesù, noi lo sappiamo, era un'autorità che deriva dal suo padre e lui era consapevole di questo. Lui faceva le cose con l'autorità che il padre gli dava. Ma questa autorevolezza o autorità di Gesù non è stata riconosciuta dai capi dei sacerdoti. Troviamo nella vita di Gesù, nella sua vita pubblica, questi due tipi di persone. Il popolo che ha un'apertura di cuore, che accoglie i suoi insegnamenti, le sue parole. D'altra parte ci sono i gruppi che assumevano potere nella vita sociale di Israele, che erano chiusi, non accoglievano, non ascoltavano Gesù, diciamo, non, soprattutto non accoglievano quello che Gesù diceva, non aveva l'apertura del cuore come il popolo seguiva, ascoltava e imparava quello che Gesù insegnava. Questo Vangelo ti fa anche interrogare noi stessi. Noi riconosciamo l'autorità, l'autorevolezza delle parole di Gesù nella nostra vita e anche domandiamo a noi stessi, il nostro cuore è aperto per accogliere i suoi insegnamenti, le sue parole, lui che è la parola di Dio? Preghiamo perché siamo aperti e nella nostra vita cristiana diventiamo sempre di più discepoli fedeli di Gesù Cristo. E per finire questo momento chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia sopra di te per proteggerci, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Finendo questi nostri incontri che abbiamo fatto questa settimana, ringrazio tutti che ci hanno ascoltati. Chiedo scusa anche dei miei accenti, cioè non essendo italiano e anche vivendo qua. La lingua non è una cosa semplice che ci permette di parlare con tanta naturalità.
comunque cerchiamo di fare il meglio di noi stessi. Quindi ringrazio a tutti per accompagnarti in questo momento, in questa settimana, sulle orme del Maestro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.